Mi trovo a Capo Vaticano, in Calabria, vicino Tropea, dove sono nato. Alla mia destra vedo il Mar Tirreno, il porto di Gioia Tauro, addirittura si vede la Sicilia e l'Etna. Alla mia sinistra vedo lo Stromboli. Sono nel cuore del Mediterraneo. Perché sto facendo questo video da qui? Perché vorrei cominciare a pensare l'Europa da sud, dall'austerità dell'1% ai bisogni del 99%. E naturalmente quando si parla di Europa ci si confonde molto. L'Europa è un concetto molto labile. Di cosa vogliamo parlare? Dell'istituzione Unione Europea, dell'Europa come continente, dell'Eurozona, cioè i paesi che hanno l'euro. Bisogna capire di cosa si parla. Io mi occupo dell'Unione Europea come istituzione, infatti ci stiamo prestando il 26 maggio a votare per questo vero e proprio spartiacque che saranno queste elezioni europee. I pensatori viventi nella nostra cultura, penso a quelli che conosco, Jeremy Rifkin, Naomi Klein, Guzzi, i due papi che hanno scritto delle encicliche formidabili, pensatori come Balducci e lo stesso Leonardo Boff, ci spiegano che l'umanità sta attraversando un periodo davvero particolare. Si parla appunto di svolta antropologica. Lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni, i cambiamenti climatici, le grandi migrazioni, le grandi disuguaglianze, sta portando l'umanità a una vera e propria svolta. Questa svolta, questo bivio, ci pone di fronte a degli scenari veramente apocalittici o salvifici. Infatti, non si tratta di dire sì o no a questa Europa, ma si tratta di allargare il nostro modo di pensare, il nostro pensiero e domandarci che tipo di mondo e di Europa vogliamo. I discorsi o sono planetari o non ci interessano. Io sono di una generazione che ha avuto la fortuna di girare il mondo, l'Europa, e ho studiato e vissuto in Spagna per 5 anni, quindi ho uno spirito europeo molto accentuato. È per questo che mi sono messo anch'io in gioco e parteciperò alle cosiddette europarlamentarie che si terranno fra non molto su Rousseau. Il mio vorrà essere un contributo di idee. Vorrei che il Movimento 5 Stelle rimettesse al centro i temi per cui è nato: l'ambiente, la sostenibilità, l'energia. Infatti, mi sembra che un discorso che manca nel dibattito è quello sulla transizione energetica. Sarò spietato. Qualsiasi forza politica o movimento che non basi il suo discorso sulla transizione energetica è destinata alla marginalità. Abbiamo la necessità, come umanità, se vogliamo continuare a prosperare su questo pianeta che è l'unico che abbiamo, di cambiare il nostro paradigma industriale, economico e quindi anche mentale. Bisogna abbandonare le fonti fossili e la nostra economia lineare per andare verso un'economia circolare basata evidentemente sulle fonti rinnovabili. Inutile sottolineare che tale transizione, che vedrà nella fonte sole il fattore fondamentale dello sviluppo, avvantaggerà enormemente il sud del mondo rispetto al nord. Inoltre, impegnarsi nella transizione dell'intero sistema significa anche creare milioni di posti di lavoro. Come mi ha ribadito Jeremy Rifkin, che ho avuto l'onore di intervistare per Parole Guerriere, i pannelli solari non saliranno sui tetti da soli. Chiaramente, un discorso politico sensato sull'Europa non può essere esaurito in un piccolo video. È per questo che, per approfondire il mio pensiero, ti rimando al mio blog www.politicadellabellezza.it. Lì troverai una serie di articoli dove approfondisco tutti questi temi, dalla transizione energetica all'economia circolare, passando per le sovranità perdute. Spiego perché questa Europa non mi piace e quali sono le mie principali proposte, a partire da una fondamentale, quella di dare finalmente potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, unica istituzione democratica dell'Unione. Cerco di spiegare come la politica e non la tecnica deve ritornare ad essere il luogo delle decisioni e come indebolire e delegittimare la politica e il gioco delle oligarchie finanziarie per perseverare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Sempre sul mio sito, nella sezione Chi siamo, puoi trovare la mia biografia e anche scaricare il mio curriculum vitae. Lì leggerai anche una delle cose più importanti che ho realizzato negli ultimi anni, e cioè Parole Guerriere, seminari rivoluzionari a Montecitorio e nelle regioni. Un'iniziativa che è nata nel 2017 da una mia idea, ma che è stata realizzata grazie alla collaborazione con Dalila Nesci, parlamentare del Movimento 5 Stelle, e Marco Guzzi, filosofo e poeta. Hanno partecipato a questi seminari centinaia di attivisti, molti portavoce del movimento di tutti i livelli istituzionali e anche diversi membri del governo del cambiamento. Spero di averti incuriosito e di aver destato nel tuo cuore la voglia di approfondire il mio pensiero. Grazie per l'attenzione.